Buon pomeriggio dallo stadio Ferrante di Piedimonte Matese e benvenuti a Caserta Stadio, l'appuntamento del dopo partita con le interviste sulla gara di oggi fra Treppini e Piedimonte e Lisernia, finita con la vittoria del Lisernia per 1-0. Ora la sigla e poi subito dopo ci ritroveremo per il commento tecnico di Emidio Bianchi e le interviste con Valentina Monte e Maria Cavicchia che vediamo già in attesa. Allora Emidio, una sconfitta, la prima sconfitta per il Treppini contro Lisernia che naturalmente ci poteva anche stare, però insomma, l'assenza di Matteo all'attacco, un fatto tutto da chiarire, e secondo me ha pesato molto. E partiamo da un presupposto, Piedimonte non meritava di perdere perché ha avuto 3-4 limpide palle gol, però l'assenza di Di Matteo, come dicevi tu, si è fatta sentire. Non siamo stati ancora in grado di capire i motivi per i quali il capitano del Piedimonte non è sceso in campo, pare che ci siano delle divergenze insieme alla società. Comunque Piedimonte non può giocare un campionato senza il suo leader, perché anche la sua assenza fa venire meno anche Napoletano. Io spero che si possa ricomporre questa querella che c'è sta fra il capitano e la squadra del Piedimonte, anche perché, come dicevo prima, Piedimonte non può prescindere da Di Matteo. Questo sempre partendo dal fatto che Piedimonte oggi non meritava di perdere. Bene, grazie Emidio. Andiamo immediatamente negli spogliatoi del Piedimonte, dove c'è per noi Valentina Monte con i protagonisti della gara di oggi. A te Valentina. Grazie Lorenzo, io sono con mister Cagnale. Mister, innanzitutto tanti tifosi si chiedevano dell'assenza di Di Matteo. No, era indisponibile, non ne farei mai a meno di Marco, quindi nel momento in cui è indisponibile, non sta bene, io ne devo prendere atto e andare avanti con gli altri, anche per rispetto di chi fa parte di questo gruppo, quindi non mi faccio mai la testa perché sono convinto di avere una rosa ampia e molto valida, quindi nonostante tutto abbiamo fatto una grandissima partita. È inutile dire, penso si sia visto anche dalla tribuna, che il risultato è molto bugiardo. Abbiamo pareggiato la traversa, non siamo riusciti a pareggiare il gol, quindi poi abbiamo trovato un grande portiere, ha fatto due interventi veramente all'altezza della situazione, veramente da fare complimenti anche al portiere loro. La punizione è uscita fuori di poco, quindi non c'è nulla da rimproverarsi perché abbiamo fatto sempre la partita, abbiamo provato sempre a giocare a pallone, quindi è mancato solo il risultato. Infatti la squadra si è portata ripetutamente in avanti con tantissime opportunità sfumate, un Lisernia che ha giocato anche in 10 alla fine del secondo tempo, però ha concluso la partita con il risultato di 1-0. Sì, vabbè, in questo caso l'espulsione fortifica gli avversari perché hanno triplicato le forze, hanno chiuso di più gli spazi, hanno abbassato tutti sulla linea della difesa, quindi c'erano pochissimi spazi, voglio dire. Si risolveva con un tiro dalla distanza e ci abbiamo provato, oppure con una mischia un po' fortuita, però queste cose non sono cose in cui non credo, non mi affido e non mi aggrappo a queste cose, penso sempre a fare la partita come abbiamo fatto fino al 95esimo, perché i ragazzi hanno messo palla a terra, sono arrivati sull'esterno, hanno messo anche dei cross, bravi anche i loro difensori, molto fisici. Non mi posso lamentare di niente, perché anzi la prima cosa che ho fatto entrando nello spogliatoio ho fatto i complimenti a tutti i ragazzi, perché veramente hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo e è mancato, ti ripeto, solo il risultato. Settimana prossima un'altra importante sfida con il Venafro. Sì, ma ormai voglio dire, non è l'avversario quello che ci deve dare le motivazioni, voglio dire, o il Venafro, un'altra squadra, dobbiamo a maggior ragione adesso dobbiamo ripartire, farci forza sulla base di questa prestazione che abbiamo fatto. Quindi lei rassicura i tifosi, non ci sono dissapori con la società o divergenze tecniche? No. Per quanto riguarda Di Matteo? Ma non assolutamente, sono cose su cui la società non si farà trovare, voglio dire, impreparata, sono cose che accadono durante un anno, voglio dire, parliamo di un'indisponibilità di una giornata, quindi non vedo perché debba nascere questo problema. Grazie mister, grazie Lorenzo e ti restituisco la linea.
Bene, dallo spogliatoio del Piedimonte a quello dell'Isernia, dove c'è ad aspettarci Maria Cavicchia e naturalmente il suo ospite. Te la linea. Sì Lorenzo, in questa nona giornata siamo qui in compagnia del mister dell'Isernia, mister Di Rienzo. Mister, una gara equilibrata, caratterizzata da un gioco pulito e fluido il vostro. Sì, una bella partita, una partita combattuta, accesa, aperta a qualsiasi risultato. Bene noi nel primo tempo, nel secondo tempo dopo l'espulsione è uscita la grande il Treppini. Bravi noi a difenderci, a stringere i denti su un campo difficilissimo contro una squadra ben allenata e organizzata. Abbiamo lottato fino alla fine e siamo contenti di questa vittoria. Vogliamo anche dedicare questa vittoria con tutto lo spogliatoio ad Antonio Biscotti, un momento di difficoltà, tutta la squadra gli è vicino e noi ringraziamo per tutto quello che sta facendo per noi. Per un problema suo attualmente e della sua famiglia noi siamo vicini. Un risultato importante questo di oggi che vi fa svettare in cima alla classifica con un importante più 3. Sì, noi continuiamo a lavorare a testa bassa, naturalmente siamo contentissimi, la media della rosa è di 21 anni, quindi evitiamo di soffrire di vertigini, camminiamo con i piedi per terra e ci serve tanto lavoro, la strada è lunghissima. Naturalmente è una vittoria che dà morale e andiamo avanti così. Nel prossimo weekend un incontro importante tra le mura di casa, avrete una Life agguerrita. Ma ogni giornata abbiamo una finale, siamo l'Isernia, è normale che qualsiasi squadra ci tiene a fare bella figura. Noi affrontiamo al meglio ogni gara, la prepariamo, abbiamo una rosa ampia e valida, anche se molto giovane, quindi con molta tranquillità lavoreremo in settimana e faremo la nostra partita anche sabato. Bene, ringraziando il mister, se non c'è altro restituisco a te la linea Lorenzo. Bene, se non c'è altro la nostra trasmissione termina qui, grazie a tutti quelli che hanno collaborato per la realizzazione della trasmissione, alla regia naturalmente e a tutti voi che ci avete seguiti. Alla prossima, sigla!